Allora, prima di iniziare, io direi che è il caso che prenda la parola il presidente Amos Nannini di questa gloriosa, prestigiosa istituzione di formazione e culturale, non solo per portare un saluto, ma anche perché la sua parola è sempre una parola di grande respiro, di grande esperienza, soprattutto a Milano, e soprattutto perché incarna in questo momento la storia dell'umanitaria, che, come dirà lui stesso, è una storia assolutamente gloriosa e importantissima per la cultura e per la sua presenza sociale a Milano. Quindi io lo prego di venire. Mi ha incastrato, io ho deciso di stare in platea a gustarmi questo intervento, che so essere bello e corposo, ma invece mi ha incastrato. Me l'ho messo il cuoco, no, dopo. Io vi ringrazio di essere qui, soprattutto così numerosi in una serata così fredda che scoraggerebbe chiunque a uscire di casa. Però avrete la fortuna di sentire qualcosa di veramente interessante, e ve lo dico che in questo posto, dove veramente spesso si sentono cose interessanti, quella di stasera sarà veramente notevole. Buona serata, grazie. Io vorrei spendere solo qualche breve parola sia per presentare Bernardo Nante sia per presentare quello che noi faremo questa sera. Incominciamo da Bernardo Nante, che è professore ordinario di storia delle religioni comparate, mitologia, di filosofia, è preside della facoltà di filosofia dell'Università del Salvador di Buenos Aires, è presidente della Fondazione Vocazione Umana, sempre di Buenos Aires, più di un'altra fondazione, se non sbaglio, no, che non mi ricordo più come si chiama, che è una grandissima fondazione a Buenos Aires. È Bernardo Nante un personaggio noto a livello internazionale per i suoi studi di filosofia, per i suoi studi di religione, di mitologia e per i suoi studi su Carl Gustav Jung, di cui ha curato il libro rosso, ma di cui ha anche curato la traduzione in lingua spagnola, o comunque ha collaborato in maniera rilevantissima alla traduzione in lingua spagnola dell'opera Omnia. Lo scopo di Bernardo Nante e della Fondazione Vocazione Umana, ma anche dei suoi studi, è quello di rappresentare un momento di riflessione in un mondo come il nostro, in cui tutto sembra essere fondato sugli aspetti consumistici, mercificati, e in cui le persone valgono solo per l'avere e non già per l'essere, come già diceva un famoso filosofo. Essere significa preoccuparsi di se stessi, significa guardare dentro se stessi, significa fare il punto della propria situazione e pensare che accanto alla vita materiale, la vita dell'immediato, esiste anche una vita del profondo, una vita spirituale, una vita che guarda oltre l'immediato e che va verso le stelle e le nuvole del cielo, senza cadere ovviamente nel buco in cui cadde nel passato un filosofo che guardava troppo in alto. È chiaro che su questa direzione l'interesse per Carl Gustav Jung era quasi scontato, perché Jung non è stato solo il fondatore insieme a Freud, è stato all'inizio l'allievo, poi si è separato da lui per divergenze interpretative, uno dei fondatori della psicanalisi, ma anche uno degli autori, un filosofo, anche se lui forse avrebbe rifiutato questa nomination, che ha in qualche modo cercato di dare, in un momento difficile della storia degli uomini, della storia europea, un contributo perché questa storia europea e questa storia degli uomini potesse essere diversa. E l'ha fatto in tanti modi, l'ha fatto con la sua
diciamo, militanza psicoterapeutica, l'ha fatto con i suoi scritti numerosissimi, scritti che bene o male hanno un incipit proprio nel libro rosso di Jung, un libro che Jung non ha mai voluto, ma poi ve lo dirà Bernardo Nante, che fosse reso pubblico, perché in qualche modo era il suo diario, un po' il suo diario segreto, il suo diario personale, il diario che l'ha aiutato a capire meglio quello che sarebbe stato il suo itinerario, un itinerario che l'ha separato da Freud, pur mantenendo sicuramente certe linee direttrici che erano presenti nel pensiero freudiano, ma che voleva essere un contributo all'uomo per andare a indagare non solo se stesso, ma quell'enorme patrimonio di simboli che bene o male rendono l'uomo una sorta di tessitura insieme al mondo che a sua volta si integra con l'uomo, come nel Rinascimento si diceva, il macrocosmo che si unisce strettamente al microcosmo. Il libro segreto di Jung è il libro rosso, rosso perché così era la rilegatura di questo libro che Jung scrisse un po' alla maniera degli amanuensi medievali, quasi per ricordare come esiste una continuità storica tra mondi lontani e mondi del presente, un libro che, come ho detto prima, non voleva che venisse pubblicato e che è stato chiuso per 50 anni nei recessi della biblioteca di Carl Gustav Jung. È stato pubblicato perché si voleva dare un contributo con questa storia dell'anima di un grande pensatore, perché tutti potessero in qualche modo ripercorrere in se stessi questa storia dell'anima. Storia dell'anima che è alla base della vocazione umana, vocazione umana che è il nome della fondazione di cui è presidente Bernardo Nante, e che in Italia noi abbiamo voluto riprendere con un nome diverso, col nome di Sofia Perenne. Chi è interessato a saperne di più, noi faremo passare anche un foglio in cui appunto uno può mettere il suo indirizzo mail. Sofia Perenne, che l'Umanitaria ha ospitato in maniera veramente straordinaria, con quella generosità e apertura mentale e spirituale che la rende un unicum nel panorama della cultura italiana, proprio per dare all'uomo questa possibilità di aprire il suo cuore alle esperienze dello spirito, che a loro volta hanno un riscontro poi nella materialità, perché questa dimensione spirituale non significa che le persone debbano essere semplicemente cappate per aria, ma devono poi occuparsi della vita quotidiana, della vita materiale, della vita di chi ha bisogno, della vita che è di coloro che sono in qualche modo marginalizzati, perché anche loro fanno parte di questo contesto umano. Io lascerei la parola a Bernardo Nante, perché ci parlerà, io penso, non solo dell'esperienza che lui ha condotto, che lui ha vissuto nell'accostarsi a Jung, ma di come questa esperienza sia trasmissibile. E poi credo che ci sia spazio anche per gli interventi delle persone che vogliono intervenire, perché questo dialogo è assolutamente importante, perché nessuno dà mai se non in ragione di quanto riceve. Quindi io lascio la parola a Bernardo Nante, che ringrazio di essere venuto qui tra un soggiorno parigino e il suo ritorno a Buenos Aires, e lo ringrazio ancora per essere qui tra di noi. Io ringrazio a voi tutti, ringrazio particolarmente la Società Umanitaria, il signor Presidente, sono molto onorato, è la seconda volta che sto qui, e naturalmente ringrazio il mio grande amico Claudio Bonvecchio, che è sempre molto generoso, e aspettate tante cose dopo quello che ha detto il professor Bonvecchio, che sono rimasto un po' preoccupato, ma ad ogni modo chiedo anche la vostra comprensione, che l'italiano non è la mia lingua, allora è molto imperfetta, spero che di poter trasmettere l'essenziale della mia conferenza. Anche ringrazio a tutto il gruppo di Sofia Perenne, perché abbiamo un'affinità spirituale, interessi comuni, che non vuol dire una dottrina chiusa, ma piuttosto interessi comuni spirituali di ricerca e anche di rigore accademico di studi, che ci porta ad avere un'amicizia e un'affinità che è un regalo in questi tempi dove gli incontri umani in generale sono piuttosto superficiali, no? Poi, il senso antico
della filia, della vera amicizia. Allora, l'idea è di parlare un po' di questa vocazione umana in relazione a questo diario che, tra virgolette, diciamo segreto di Jung, che in un certo senso anticipa o dà risposte alla situazione dell'uomo contemporaneo, credo, non nel senso di, diciamo, di ricette fisse, ma piuttosto di uno sguardo diverso dal senso corrente, della maniera, diciamo, paradigmatica, utilitarista e superficiale del mondo contemporaneo. E vorrei cominciare con due o tre citazioni, epigrafi che danno un po' il senso della mia relazione. Uno è di Eliot, il poeta Eliot, che nel suo poema The Rock, no? La Rocca, dice una parte, dice: dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? E in realtà sempre c'è un po' questa tensione tra, diciamo, un certo, come diceva un po' Zola, no? C'è un po' uno sguardo illuministico, così, per così dire, positivista, che pensa sempre alla modernità in un senso molto positivo, eccetera. Dopo c'è anche l'altra parte, che è una specie di pessimismo romantico nel senso più limitato del termine, che vede sempre le cose male. E dopo, secondo lui, c'è questo un terzo problema, che è una certa avanguardia che, diciamo, non cerca nemmeno il senso. Ma qui la questione è che Elio dice: dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? Ma io mi chiedo: possiamo, senza perdere l'informazione, arrivare a una certa conoscenza? Possiamo almeno pretendere una certa saggezza, o già è una questione che è del passato, che soltanto possiamo studiare, diciamo, gli studiosi studiano, non so, da Pitagora in avanti o nell'Oriente, o abbiamo la possibilità di, diciamo, è una cosa obsoleta, una cosa che pura è archeologia, o abbiamo una certa possibilità? Credo che l'opera di Jung, ma non è soltanto Jung, anche di tutto, diciamo, tanti altri studiosi di Eranos e tanti altri pensatori, diciamo, anche tradizionalisti del secolo scorso, hanno, diciamo, proposto diversi, diciamo, possibilità. E in generale, diciamo, quello che il comune, io credo, anche se ci sono diverse posizioni in questo punto, è un ritorno all'interiorità, che sembra già un luogo comune. Quando uno dice interiorità, sembra che sappiamo cosa è. Ma nel libro rosso, lo stesso Jung dice che noi assimiliamo l'interiorità con il pensiero, e lui dice: il pensiero è normalmente anche esteriorità. Non, quello non vuol dire che il pensiero è negativo, ma, diciamo, la mia vita, dice, quando Jung soffre queste esperienze, no, sconvolgenti, portentosi, e riceve questa immagine che non sa cosa fare, si rende conto che la sua vita era una vita esteriore, che era soltanto, diciamo, i componenti erano le cose, le persone, ma anche le cose e le persone come enti esterni, no? Ma anche i pensieri sono anche esteriori, perché sono in generale composti da questioni esteriori, di componenti esteriori. Questo non vuol dire che non ci siano pensieri interiori, ma, diciamo, l'interiorità è in realtà la prima chiamata che riceve Jung, ma in realtà che riceve ogni uomo o donna, diciamo, essere umano, quando ha una ricerca di saggezza o di senso. E vorrei anche chiarire che parlare del diario segreto di Jung, naturalmente che è stato segreto in un certo senso perché era discreto, intimo, ma il senso della parola segreto è piuttosto qualche cosa che è vincolata a una interiorità, è qualcosa che in realtà non si può trasmettere pienamente, perché un po' vincolato al senso corretto
della parola esoterico, esotericos, che vuol dire interiore, e che in un certo senso è inafferrabile, no? Lui diceva, dice, i veri segreti non li conosciamo, sono essi i segreti veri che ci possiedono, i segreti ci possiedono noi. Allora i segreti si possono vivere piuttosto che spiegare, no? Si può comprendere qualche cosa del segreto, ma nemmeno la profondità vera del segreto. Quello vuol dire che tutta l'esperienza del Livo Rosso è vincolata a un'esperienza di quando Jung decide aprirsi a una voce del profondo che trova nella sua, in un dialogo con immagine dell'interiore al di là del suo pensiero discorsivo, no? Vediamo un passo celebre del, quasi direi che se uno lo toglie del Livo Rosso sembra tradizionale, ma cominciamo per quello, penso che tutti conoscono cos'è il Livo Rosso l'ha spiegato già il professor Montecchio, e diciamo il nome tecnico, il nome proprio del Livo Rosso è il Liber Novus, no? Il libro nuovo, dopo si può spiegare perché forse lui l'ha chiamato nuovo, ma in questo libro nuovo è il suo diario dove ci sono queste visioni, anche qualche sogno, ma piuttosto visioni portentose, sconvolgenti, che ha vissuto parecchi anni Jung, piuttosto dal 13 fino al 16-17, e anche un certo uno sforzo per comprendere, per fare una certa ermeneutica che non sia riduttiva, non un'ermeneutica che diciamo riduce in una maniera razionalistica queste visioni, ma che fa un processo di amplificazione, sviluppa con altre immagini, immagini visuali, immagini diciamo per così dire discursive, che amplifica questa comprensione per non diciamo ridurle a un linguaggio razionale. Ma, allora in questo libro, prima di tutto lo scrive in questi libri neri, dopo le scrive in questo compra questo libro rosso, in cuoio rosso, relegato in quel cuoio rosso, e lo scrive magnificamente in questa calligrafia diciamo gotica tardiva del 15-16, e diciamo e fa anche disegni, perché in questa maniera Jung fa lo sforzo per evitare due estremi. Uno è rimanere attaccato a visioni che sono così profonde che non permettono di portare questa profondità dell'inconscio alla vita diciamo quotidiana, e d'altra parte l'altro estremo è ridurre, come ho detto prima, a razionalizzare questo, no? E in un certo senso ammazzare il senso della profondità. Allora lui ha voluto fare questo libro, lui dice che è quasi come una cattedrale, come se fosse una cattedrale gotica o antica, che è un tempio per così dire, che in certo senso gli permette a lui di reingressare in questa esperienza, no? di tornare in questa esperienza, ma allo stesso tempo di avere una certa oggettività. No? C'è una Cristiana Morgan, che è stata una paziente di Jung, e c'è un grosso libro, sono le visioni di un seminario che ha scritto Jung sulle visioni, basate soprattutto sulle visioni di questa Cristiana Morgan, e a lei gli consiglia, naturalmente questo è dopo il Libro Rosso, ma dice, la consiglia lei, naturalmente questa Cristiana Morgan aveva visioni che così come sconvolgenti come Jung, no? Dice, la consiglierei, le scrive una lettera del 29, di mettere giù tutto questo nel modo più elegante possibile, in uno splendido libro rilegato. Le sembrerà di banalizzare le visioni, ma proprio di questo ha bisogno per affrancarsi dal loro potere. Questo è un estremo, no? Evitare
diciamo, la forza di queste proteggersi di queste illusioni. Se farà così, se farà così, se le guarderà con questi occhi, il potere di attrazione che hanno su di lei cesserà. Non dovrebbe mai tentare di far ritornare le visioni, se le rappresenti nella sua immaginazione e tenti di dipingerle. Quando poi saranno racchiuse in un libro prezioso, lei lo potrà aprire e sfogliarne le pagine, per lei sarà la sua chiesa, la sua cattedrale, i luoghi silenti del suo spirito ove rigenerarsi. Se qualcuno le dirà che tutto questo è da malati o nevrotici e lei lo ascolterà, perderà la sua anima, perché essa si trova in quel libro. E quello che è interessante è questa idea, l'idea è di recuperare l'interiorità, si può dire recuperare l'anima. Pensiamo che dobbiamo utilizzare questo termine, che io ringrazio ogni giorno l'esistenza del termine inconscio, no? Sia in tedesco, gli dico grazie, termine tedesco, grazie termine inglese, che è stato, diciamo, dell'Ottocento, no, del Settecento, scusate, ma in realtà io credo che questo termine, che compare in Wordsworth, in Coleridge, in Schelling, qualcosa non esattamente in Schelling, e in altri, diciamo, filosofi e scrittori del Settecento, dopo l'Ottocento naturalmente, è stato un termine necessario per compensare la perdita della vigenza del concetto di anima, di una dimensione umana di profondità che ha una certa realtà. Per quello che Jung, in certo senso, opponendosi a un psicologo tedesco, Lange, dice: bisogna fondare una psicologia con anima, no? Una psicologia con anima, perché lui voleva, questo Lange, diciamo, come voleva essere scientifico, no? Costruire una psicologia senza anima. E, ma cosa dire, l'anima è un concetto filosofico che è innecessario, che non si può dimostrare, eccetera, eccetera. In realtà io credo che una delle cose che interessa per parlare di, diciamo, di una risposta ai problemi della modernità è sapere se è possibile, ma non come una questione soltanto concettuale, perché non è che se siamo d'accordo in un sistema razionale con quello arriviamo alla soluzione, ma lo possiamo, si può fare una proposta razionale naturalmente, no? Ma voglio dire, non si risolve soltanto nel piano del discorso razionale. Possiamo, è possibile, c'è qualcosa che si può assimilare al concetto di anima, naturalmente potete dirmi ci sono tantissimi concetti di anima, ma con quello voglio dire, c'è una dimensione autonoma dell'uomo che è, diciamo, che porta un senso nella vita e che non dipende soltanto dai nostri pensieri o del nostro controllo cosciente. Per quello che l'inconscio è stato un termine, come per utilizzare l'espressione di Kant, un concetto empirico che ci permette di, in certo senso, di recuperare il concetto di anima, soltanto che con Freud, che è stato geniale, no? Ma Freud ha ridotto, ci sono eccezioni nella sua opera, no? Il concetto di inconscio a un concetto, diciamo, vincolato alla repressione. Allora, in certo senso, lì l'autonomia dell'anima, l'autonomia dell'inconscio, capito come una fonte di senso e di simboli, no? Perché dopo, naturalmente, questo senso non è un senso astratto, non è un senso capito come una significazione linguistica soltanto. Parliamo di senso come, diciamo, non solo come Bedeutung, ma come Sinn in tedesco, come Tao, diciamo, un senso che non è un senso individualistico, ma è un senso che fa un vincolo dell'uomo con il mondo e forse con qualcosa che va al di là del mondo, no? In questo senso, credo che il libro rosso, ma anche il tentativo di Jung, è di aprirsi la possibilità di recuperare l'anima, ma non come qualcosa che
insisto, si postula o si, come se fosse un dogma, nel senso più limitato del termine dogma, una dottrina che si deve accettare, ma come un esercizio, no? Come un esercizio. Per quello che in questo libro rosso, che è diviso in tre parti, in realtà il libro rosso come tale ha due parti, ma c'è una terza parte che si può, perché Jung scriveva queste diciamo, visioni in un libro nero e dopo li passava questo, riscriveva questo nel libro rosso e faceva questo lavoro di riscrittura, di interpretazione, eccetera, eccetera. Quello che si può tecnicamente il libro rosso ha soltanto due parti, ma c'è una terza parte che sicuramente Jung aveva l'idea di una volta di riscriverla nel libro rosso e non è arrivato a farlo. Allora, in queste tre parti, Liber Primus, Liber Secundus e poi dopo Liber Tertius, che in italiano si chiama Prove, come traduzione di Prüfungen, nel Liber Primus, nel primo capitolo, si può leggere: anima mia, dove sei? Mi senti? Io parlo, ti chiamo. Ci sei? Sono tornato, sono di nuovo qui. Ho scosso dai miei calzari le polvere di ogni paese e sono venuto da te, sono a te vicino, dopo lunghi anni di lunghe peregrinazioni sono tornato a te. E lì continua in una, è come se Jung, che in questo punto dobbiamo pensare a 38-39 anni, cioè è un uomo che anche già un psichiatra noto, uno scienziato, un dottore, eccetera, sente che in realtà deve, è una specie di esercizio di ingenuità, che dopo nel libro rosso c'è anche tutto un brano dove si parla dell'importanza dell'ingenuità, una certa ingenuità lui comincia a parlare con la sua anima, uno che in teoria è uno specialista psichiatra e diciamo che fa delle pubblicazioni scientifiche eccetera eccetera, torna alla sua anima. Naturalmente questo è un passo molto pacifico, è un linguaggio molto pacifico. Dopo nel libro rosso ci sono momenti dove lui litiga con la sua anima e sono momenti anche dove sente che la sua anima non vuole più essere con il suo io. Non è che tutto il libro è così. Certamente è un colloquio molto intenso, ma comincia per un aprirsi, diciamo, alla sua anima. E questo, in un certo senso, è vincolato a il concetto che noi utilizziamo, come anticipato il professor Bonvecchio, di vocazione umana, un concetto che in realtà è universale, ma che lo troviamo non come un concetto centrale, ma diciamo non come una parola, un'espressione che si trova dappertutto nell'opera di Jung, ma che anche Jung conosce e accetta. Jung dice, per esempio, in un'opera che si chiama Il divenire della personalità, dice: chi ha una vocazione sente la voce della sua interiorità, è chiamato. Fa un gioco di parole tra Bestimmung, Stimme e Bestimmt. Si può tradurre così: chi ha una vocazione sente la voce nella sua interiorità, è chiamato. E in certo senso Jung anche dice: spesso questa azione personale della psiche si eleva fino alla percezione della voce interiore e di visione, fino a raggiungere una vera esperienza primigenia dello spirito. Una vera esperienza primigenia dello spirito, questo è molto importante, perché diciamo, anche se dopo possiamo pensare alla teoria di Jung e dire che c'è l'inconscio personale, l'inconscio collettivo, anche se la parola collettiva è un po' limitata, eccetera, l'importante è che in generale nell'esperienza con questa interiorità non è un'esperienza che mi porta, se accettiamo, no? Naturalmente io faccio una descrizione di questo, dopo naturalmente ci sono pensatori che non sono d'accordo, no? Ma
in questo incontro con questa interiorità non è un incontro di elementi soltanto personali, no? Per così dire, c'è un mondo che non è soltanto un mondo esteriore, ma anche un mondo interiore. E questo, allora, ci permette di capire il senso generale, mi sembra, del libro rosso, che è una portata ancora che va al di là di quello che io ho detto fino adesso. Perché se la caratterizzazione generale del libro rosso è quella di, bueno, sono visioni portentose di Jung, sconvolgenti, il suo sforzo di comprensione, la sua interpretazione, che sempre è stata questa discussione, se sono personali e lui non vuole fare una dottrina, né fare, diciamo, una sorta di, né fare scuola, né fare, nel senso di, non è che lui vuole creare una nuova religione, la questione è anche, come scrive Giger, allora se è personale non serve a niente, perché se è personale è assolutamente individuale, non serve. Quello, a mio avviso, è non capire che se accettiamo questo sguardo, l'idea è che l'uomo ha qualcosa di personale, ma allo stesso tempo di non personale, no? È una non dualità. L'uomo ha un'individualità, ha qualcosa di proprio, ma allo stesso tempo qualcosa di universale, no? Quello è il paradosso dell'uomo, che ha lo stesso queste due cose. Quello credo che il senso, diciamo, questo è un concetto naturalmente, no? Ma che compare. E questo non ci aiuta per non, io l'ho fatto in maniera molto breve, no? Per non, diciamo, per non essere preso da questa discussione se l'uomo è un'individualità o è un collettivo. In realtà è le due cose, ha un livello di individualità, diciamo, di identità singolare, ma allo stesso tempo, almeno sotto questo sguardo, no? Ma allo stesso tempo ha una dimensione prettamente, diciamo, universale, archetipica, diciamo così. E quello che possiamo, se a me mi chiedono, va bene, ma qual è il senso, diciamo, cosa dice il libro rosso, diciamo, essenzialmente, no? Qual è il messaggio, se possiamo dire, anche se si può discutere la parola, no? Io direi che, al di là di quello che ho detto, il messaggio profondo è che propone la rinascita di Dio, o piuttosto dell'immagine di Dio, nell'anima. E quello è facile dire, le parole sono, diciamo, un po' mercate, per così dire, è facile dire, ma bisogna pensare che questo è chiaramente il libro rosso, una risposta al, naturalmente un intento di risposta al problema della morte di Dio. Ma non è una questione concettuale, dire va bene, in realtà, diciamo, Nietzsche, per parlare di Nietzsche, ma naturalmente l'espressione non è di Nietzsche, ma tutti sappiamo che Nietzsche è stato un po' il profeta di questo concetto della morte di Dio, dell'assenza di senso, della desertificazione della vita spirituale occidentale, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è che Jung non è d'accordo con Nietzsche, piuttosto credo che la risposta viene da un approfondimento di questa morte di Dio, nel senso che se qualcosa muore, scrive Dio in Psicologia e Religione, in realtà deve rinascere, non è che si perde in assoluto. Ora, la questione è come è possibile pensare una rinascita.